Giudice Falcone, come si esercita più concretamente il legame tra il traffico di droga e il traffico di armi? Beh, la domanda è molto, molto interessante, ma allo stesso modo non penso che almeno allo Stato si possano dare delle risposte esaurienti, almeno per quel che ci riguarda, perché ci sono parecchie istruttorie in corso e ovviamente questo segreto non può essere violato. È un fatto però che da quando ci occupiamo più intensamente di traffico di stupefacenti viene fuori sempre con maggiore frequenza questo collegamento fra traffico di armi e droga. Ricordavo poco fa in commissione che non è un caso che in Turchia il traffico di stupefacenti sia un fatto che rientra nella legge militare, almeno fino a poco tempo addietro, proprio perché sono state rilevate importantissime connessioni fra traffico di armi da parte di terroristi turchi e traffico di stupefacenti, sino al punto da configurare una sostanziale unicità di organizzazione estremamente pericolosa per quello Stato e per tutti gli Stati del bacino del Mediterraneo e dell'Europa. Scambi di droga con armi sono stati accertati in diversi processi e che non vi siano barriere ideologiche nei luoghi di produzione e di acquisto quindi della droga. Anche questo è un fatto abbastanza scontato. Le conseguenze quindi le possiamo trarre ognuno di noi. È certo che questi fatti oramai sono acquisiti in parecchi processi o in corso di svolgimento o già esauriti. Il problema è un po' più difficile, anzi direi abbastanza più difficile, nella parte riguardante la cooperazione fra i sistemi giudiziari, in una parola fra le magistrature dei diversi paesi, perché qui entrano in gioco anche diversità dei sistemi giuridici, la necessità di armonizzarli quindi e di creare un'efficace collaborazione giudiziaria, e tutto questo indubbiamente richiede tempo e ponderazione nelle scelte. Mi auguro che tuttavia che questa accresciuta sensibilizzazione al problema porti in tempi soddisfacentemente rapidi risultati utili anche nell'argomento. The worldwide trade could be worth $300 billion. How much of this spread do you think is the responsibility of the mafia, and how active are they outside Italy? Is the mafia just an Italian problem? Beh, io direi, oramai dovremmo essere tutti d'accordo che la mafia non è affatto e non lo è più, semmai lo è stato, un problema squisitamente italiano, nella misura in cui il traffico internazionale di stupefacenti certamente non può dirsi un problema squisitamente italiano, come mi sembra fra l'altro abbastanza ovvio. Circa poi le cifre, la valutazione globale del traffico internazionale di stupefacenti, io sinceramente, a parte che non ne ho gli strumenti come magistrato per poter stabilire se ed in che misura siano attendibili, dovrei aggiungere una cosa molto importante che ho ricordato anche questo poco fa. Queste cifre hanno indubbiamente un valore semplicemente indicativo ed orientativo, perché soltanto in minima parte tutti i dati sono noti e questi dati vengono acquisiti in via prevalentemente induttiva, con grossi margini di errore. Quindi sostanzialmente non mi sentirei di fare quantificazioni di nessun tipo. Devo dire, per quelle che sono le mie personali esperienze e che non riguardano ovviamente soltanto l'Italia, io posso dire che generalmente ho notato sempre un impegno molto serio da parte degli operatori di polizia
dei vari paesi addetti a alla repressione di questo fenomeno. Che poi qualcuno di essi possa essersi sporcate le mani, direi che le pecore nere ci sono in qualsiasi settore e non mi sento di dare un giudizio generalizzato e negativo sulla moralità e sulla correttezza dei funzionari. Ci sono parecchi e parecchi funzionari che ci hanno perso la vita su questa attività, vivendo un lavoro stressante e spesso ingrato e ignorati dalla società e con sacrifici personali che hanno dell'incredibile. Certamente ci sono episodi di corruzione, ma che non penso che vadano drammatizzati, ma nemmeno sottovalutati.